oggi voglio provare a realizzare insieme a voi un bigliettino di auguri per San Valentino, visto che è periodo, utilizzando delle semplici cose, delle idee semplici, però che fanno effetto. Io ho utilizzato questo Paper Lovers Book di Kiki Kay, ma in giro ce ne sono veramente di tanti tipi e di tanti soggetti diversi, che praticamente è un libro creativo, in quanto all'interno troviamo sia dei fogli di carta colorati, tipo questi, che sono comunque staccabili, sia degli inserti anche di cartone un pochino più grande, che contengono o degli adesivi tipo questi o delle etichette con i fori da appendere ai pacchetti regalo, contengono tipo anche delle card staccabili che contengono anche delle quotes, quindi tipo be a work in progress, insomma questo è un book motivazionale, oppure contengono degli inserti tipo questo, che permettono di creare per esempio delle scatoline, delle buste. Qui per esempio è già un po', diciamo, guidato nella piegatura, permette di creare una bustina, oppure come nel mio caso dei fiocchi. Quindi io che ho fatto? Ho semplicemente preso un foglio di carta e io ho scelto questo con queste righe e questi pois verdi che sembrano quasi tipo delle macchie di colore, e ci ho realizzato il fiocchetto che ci ho attaccato sopra. Quindi poi qui andremo a realizzare il nostro disegno per il bigliettino di auguri. E io ho deciso di creare un cuore, quindi vi faccio vedere anche qual è la mia tecnica, tra virgolette, per riuscire a creare un cuore perfettamente simmetrico, e lo andremo poi a colorare cercando di renderlo tridimensionale. Però già così, secondo me, è veramente molto carino con questo fiocchetto in rilievo, è troppo carino. E quindi iniziamo a disegnare il nostro cuoricino. Ovviamente come primo, diciamo, prova non mi verrà preciso, quindi lo rifinisco fino a che le due parti comunque non sono simili.
questa carta non è adatta per poter utilizzare i Copic Markers e io voglio però sfumare il mio cuore. E quindi utilizzo, dopo aver fatto colori base con i pastelli normali, i pastelli morbidi e li vado a sfumare con la spugnetta che ho trovato dentro la cipria di Fenty Beauty, ma comunque va bene qualsiasi cosa, qualsiasi spugnetta, qualsiasi anche rotolino di carta, insomma sono dei colori questi veramente molto semplici da utilizzare, da sfumare.